Atteggiano in esposizione fino al 18 novembre presso l'Aula Consiliare Antonio Innamorato nel complesso della Santissima Pietà la mostra dei quadri prodotti dagli artisti iscritti al concorso pittorico Viaggio nel Vallo di Diano, organizzato dall'Associazione Il Mosaico in collaborazione con il Comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia. La competizione artistica prende il nome dal progetto Viaggio nel Vallo di Diano, che vede protagonisti i comuni di Teggiano, Sala Consilina, Sassano, San Rufo, San Pietro Altanagro e Monte San Giacomo. Ai partecipanti era richiesto di fissare sulla tela un particolare, un colore, un paesaggio, uno scorcio o anche un ricordo, affidando al linguaggio delle immagini le emozioni intense e il fascino dei luoghi del Vallo di Diano e delle loro secolari tradizioni. Le 29 opere in gara sono frutto del talento di artisti provenienti non soltanto dalla Campania, ma anche da altre regioni d'Italia, tra le quali Calabria, Lazio e Lombardia. Si preannuncia quindi davvero difficile il compito della giuria, composta da studiosi, giornalisti e professionisti del settore, che dovrà assegnare i premi previsti: 500 euro al primo classificato, 300 al secondo e 200 al terzo. Saranno inoltre assegnati il premio Giuseppe Pascucci di 100 euro riservato ad un artista del Vallo di Diano e il premio social Mi piace il mosaico di 100 euro riservato all'opera che riceverà più like sulla pagina Facebook dell'Associazione Il Mosaico. L'esposizione è visitabile tutti i giorni fino al prossimo 18 novembre dalle 9 alle 17. L'evento conclusivo del concorso con la premiazione dei vincitori è in programma a San Marco di Teggiano domenica 19 novembre. Soddisfazione è stata espressa sia dal sindaco di Teggiano Michele Di Candia che da Francesco Di Mieri dell'Associazione Il Mosaico. Soddisfattissimo per due ordini di motivo. Uno, che abbiamo dato continuità a una mostra che già da anni che è presente sul nostro territorio. Due, è che il nostro progetto che abbiamo iniziato in estate sta avendo continuità. Ma la cosa più bella qual è? È che oggi registriamo che c'è tanta intelligenza sul territorio, e questo non ci può far altro che piacere, perché tutta questa creatività significa che i nostri territori esprimono intelligenza. Quindi queste manifestazioni vanno valorizzate ancora di più, perché se c'è questa attenzione, figurate se ancora la miglioriamo, che tipo di partecipazione c'è. Ma la cosa più bella, stasera ho avuto la possibilità di ascoltare una bambina che pure lei, insomma, ha messo all'invidia la sua creatività, il suo pensiero, e questo non può far altro che riempirmi di gioia e di convincermi sempre di più di portare avanti questa manifestazione. Il riscontro c'è stato, le opere sono bellissime e l'Associazione Il Mosaico è felicissima di aver potuto, diciamo, contribuire a rappresentare bellezze e qualità ed eccellenze di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano. Abbiamo avuto 29 partecipanti complessivamente, qualcuno purtroppo ci ha detto di partecipare ma poi all'ultimo non è riuscito a concludere l'opera. Abbiamo artisti che vengono dalla vicina Calabria, da tutta la provincia di Salerno, abbiamo anche due opere spedite, una da Tivoli, quindi dal Lazio, e un'altra viene direttamente da Milano. E come fasce d'età abbracciamo una bambina dei 5 anni e poi andiamo agli over, non diciamo fin dove arriviamo. Comunque partecipazione anche da parte di bambini e ragazzi.